ciò che succede a Roma, ciò che succede in Parlamento, poi non corrisponde a quello che realmente c'è sul territorio. Sul territorio c'è un grande spirito di centrodestra. Secondo me c'è un centrodestra territoriale, quello che governa regioni e comuni ai quali bisogna ispirarsi anche nel modello nazionale. La rielezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato 10 giorni fa ha spaccato la coalizione di centrodestra con Forza Italia e Lega che hanno votato compatti con la maggioranza di governo, mentre Giorgia Meloni dopo il voto ha accusato gli alleati di tradimento. In Parlamento il banco di prova per testare la coesione del centrodestra sarà la legge elettorale, ma rispetto a quanto succede a Roma, in Abruzzo è tutta un'altra partita. Questo quanto dichiarato al TG6 da Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Qui infatti quest'anno ci sono appuntamenti elettorali importanti, in primis le amministrative dell'Aquila, ma anche quelle di San Salvo e di Ortona. Insieme stiamo lavorando bene e continueremo su questa strada, ha detto Sigismondi. Il lavoro in coalizione bisogna portarlo avanti perché sta dando dei risultati utili per il territorio. Da diverse settimane voci insistenti vorrebbero un'ulteriore formazione di governo, tra i forzisti che chiedono maggiore rappresentanza in giunta e i 3 consiglieri ribelli della Lega che, scesi dal carroccio, avrebbero puntato l'assessore all'ambiente Nicola Campitelli. Sigismondi, che a Roma, in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, ha incontrato Nazario Pagano e Luigi Deramo, coordinatori regionali rispettivamente di Forza Italia e Lega, smentisce categoricamente non ci saranno altri rimpasti. Io ritengo che è una giunta che ha lavorato molto, molto bene e che non ha bisogno in questo momento di un reset. Lei si è incontrato anche con Pagano e Deramo, anche loro sono della stessa idea. Ho incontrato Pagano e Deramo, abbiamo parlato non di rimpasti, ma abbiamo parlato di impegni programmatici per l'Abruzzo. Non abbiamo affrontato questo argomento, ma sono convinto che proprio per anche loro la pensano in questo modo.